Penso che la cosa che permette di poter continuare la storia di un'azienda sia il fatto di mantenere la memoria, cioè ricordarsi delle proprie radici, però guardando sempre al futuro, nel senso che comunque è fondamentale non dimenticare quella che è la storia di un'azienda, però soprattutto quelli che sono i valori di un'azienda, perché alla fine i valori non hanno un... sono un evergreen, diciamo, certo. Ecco, non è che scadono, però con quello cercare appunto di restare sempre al passo, di migliorarsi, di innovare. E quello che io ho voluto fare è semplicemente avere un pubblico più ampio, perché io mi rendevo conto che le persone capivano veramente quella che era la realtà Nonino, quella che era la storia Nonino, solo se ci venivano a trovare in Friuli Venezia Giulia e venivano a trovarci in distilleria. Solo che magari il Friuli, ecco, nonostante sia una regione bellissima, non è accessibile a tutti. E quindi ho voluto portare la nostra storia online per poter, le nostre storie, i nostri valori, per poter toccare più persone possibili.